tutto il palazzo, questo palazzo è un palazzo direzionale, non ci sono, diciamo, residenze abitative e quindi hanno potuto lavorare in modo indisturbato, forse per un po' di tempo, perché il lavoro per sfondare materialmente le porte è stato notevole, insomma. Assalto ad un condominio in via Vittorio Veneto alle porte del centro storico aretino. Nelle mire dei ladri l'intero edificio che piano dopo piano hanno saccheggiato quasi tutti gli uffici. Questo è il portone dal quale si sono introdotti i malviventi. Noi ci siamo accorti la mattina con la signora delle pulizie. E la porta era divelta, come avete potuto vedere, e qui hanno fatto, diciamo, razzia, nel senso che hanno potuto prendere quello che, diciamo, appariva più evidente da portare via: computer, tablet, c'erano delle, diciamo così, dei soldi, diciamo, perché qui è una compagnia che fa polizze assicurative, per cui, diciamo, c'erano anche degli incassi e sono stati portati via. E quindi nulla, abbiamo trovato con nostro stupore questo ufficio un po' così saccheggiato. I banditi sono entrati in 3 dei 4 appartamenti, hanno divelto le porte e fatto razzia di quanto possibile. Si sono arresi solamente davanti alla porta dell'Ordine degli Architetti, dopo essersi accaniti con violenza contro la stessa. La porta ha resistito e dopo abbiamo dovuto chiamare noi il fabbro per poter entrare, altrimenti saremmo rimasti fuori. Sull'episodio sta indagando la polizia, la scientifica ha trovato diverse impronte di scarpe, qualcuna presente anche su di una sedia presa da un ufficio e portata davanti al portone dello studio dell'Ordine degli Architetti, presumibilmente per facilitare il lavoro.